nelle notti in cui da qualche parte del corridoio si sente piangere piano o urlare all'improvviso e c'è caldo e c'è puzza. Le notti, sapete, le notti sono la vera pena. Di giorno c'è luce, ci si abitua alle cose, alle persone, si mangia, si chiacchiera, si discute, c'è persino chi gioca a carte. C'è anche chi si bacia in un angolo nascosto del cortile, in un'ansia di pelle e carezze che poi svanisce. Si mise alla finestra, guardava l'orologio, lo guardavo anch'io, contavo i secondi, uno a uno. Volevi che ti spiegassero, papà? Che ti dicessero quello che è successo veramente? Volevi che qualcuno magicamente ti mostrasse quello che è capitato alla tua bambina? Forse penserai che nulla è troppo duro per me dopo quello che è successo. Ma io, papà, quando ho pensato di scriverti questa lettera, che forse nemmeno ti farò avere, ho deciso di non pormi il problema di ciò che proverai. Avrei capito. Se mi avessi voltato le spalle, tutti avrebbero capito. Ma tu non l'hai fatto. Però adesso io vorrei sapere quello che senti veramente. Quello che hai nel cuore. Una non se ne accorge, credetemi. Perché non si vede se non si guarda. Ecco perché. Io di mio marito sono innamorata da sempre. Avevo 16 anni, è vero, ed oggi so che questo forse poteva essere un indizio, ma ero bella. Sono bella. Sono abituata a sentirmi gli occhi addosso. Quegli occhi però sono sempre stati diversi. Gelidi, azzurri e fermi, trasparenti, profondi come i laghi in fondo ai quali non si può vedere. Un tecnico, un informatico. C'era un tizio che mi veniva dietro quando eravamo a scuola. L'avevo visto poco tempo prima. Aveva aperto un negozietto di computer e vedendomi passare aveva fatto lo stesso sguardo da fesso di quando eravamo ragazzi. Magari ne capiva. Magari mi poteva aiutare. Grazie a Birna Crescenzo. Le luci e le musiche sono le sue. E grazie a Maurizio De Giovanni, grazie a tutti voi di essere qui. Grazie a tutti.